Io credo che l'Italia abbia bisogno di tante cose, ma la legge elettorale non è una priorità. Troviamo assurdo che in una stagione difficile come quella post-Covid, dove si preannuncia un autunno caldo legato alla perdita di lavori, alla perdita di competitività, le difficoltà delle imprese che non hanno avuto la liquidità e non sono state nemmeno rinviate le scadenze fiscali, in un contesto economico così difficile, la maggioranza non trova altro che litigare sul decreto semplificazioni al punto che non è stato ancora bollinato e pensa alla legge elettorale. Francamente è una modalità assurda che ci fa sentire molto distanti da questo governo. C'è in programma però, ci sono delle proposte sul tavolo, c'è sia quella della maggioranza che una proposta annunciata oggi dalla Presidente di Fratelli d'Italia. Ma anche Forza Italia ha depositato una proposta, ma l'augurio è quello che ci sia una proposta unica del centrodestra e soprattutto che questo tema abbia i tempi giusti in Parlamento, perché le regole non sono appannaggio della maggioranza e quindi occorre un dibattito approfondito e occorre un coinvolgimento anche dell'opposizione. Anche se, mi lasci dire, per noi la priorità non è la legge elettorale, la priorità sono i posti di lavoro, la riduzione delle tasse, le infrastrutture che non partono, cioè i temi sono economici, non sono certamente legati alle regole del gioco che oggi non siamo nemmeno vicino alle elezioni, quindi non si capisce perché si debba parlare di legge elettorale.